sono i principali fattori di successo tra i giovani e gli amatori? È quello del passaparola, la convinzione che i dosaggi siano meno critici dei farmaci tradizionali, le campagne pubblicitarie che non sono soggette a restrizioni, alle stesse restrizioni dei farmaci tradizionali, e il fascino del prodotto naturale e soprattutto la facile reperibilità oggi per via internet. L'altro problema, quindi, non è soltanto la droga, è l'altro problema è quello che è nascosto, le proteine. La dieta dello sportivo viene prevista una reazione che va da 1,4 a 2 grammi per chilo di peso corporeo nel periodo di intenso lavoro per quanto riguarda l'apporto proteico. Per il mantenimento di questa normale attività bastano 0,9 grammi per chilo di peso. Una dieta iperproteica, perché oggi va la muscolo, il concetto della muscolarità, provoca problemi gravi sia a livello renale che a livello della regolamentazione, diciamo, dell'ossigenazione del sangue. Meglio ricorrere in alcuni casi a questi che sono gli aminoacidi essenziali, gli aminoacidi di catena ramificata, che hanno un minor sovraccarico di fegatrini. Ma anche qui c'è l'escamotage, piuttosto che alimentarmi correttamente, li assumo per via endovenosa o per via per bocca, o per via per bocca con le varie bustine. Ma se voi guardate, gli aminoacidi ramificati, quelli che aiutano a recuperare la massa muscolare e le proteine, sono contenuti esattamente in questa che è una corretta alimentazione. Quindi l'azione la posso fare semplicemente non prendendo dei farmaci, ma alimentandomi correttamente, facendo passare al ragazzo che è una sana e giusta alimentazione che mi aiuta a mantenere un'efficienza fisica e a recuperare. Bevande, siamo abituati, io vi esco un po' dai canoni delle sostanze dopanti, che sono quelle, il concetto lo conoscete tutto, ma questo è un mondo sommerso al quale nessuno o pochi fanno attenzione. Bevande sono ipotoniche, isotoniche, ipertoniche, a seconda della necessità o meno, e sono quei beveroni che i nostri ragazzi si sciroppano al termine di un allenamento. Non servono assolutamente a nulla, perché la bevanda ideale dopo un allenamento è questa, integrata a volte con degli zuccheri minerali, ma questa è secondaria e va assunta in questo modo. L'altra cosa, le bevande di recupero, perché io ho perso, devo recuperare. E guardate qual è la bevanda di recupero più eccezionale, più naturale possibile. È esattamente la spremuta d'arancia, un succo che abbia il contenuto d'arancia, non il succo al gusto di arancia, scusatevi. Quindi queste condizioni sono in grado di reintegrare perfettamente quello che è uno sforzo fisico dei nostri ragazzi, ma purtroppo la psicologia, la pubblicità va da un'altra parte, è molto più difficile, io mi ci devo impegnare a preparargli la spremuta a mio figlio anziché fargli bere X, che poi contiene delle sostanze di cui non sappiamo perfettamente qual è l'entità o il valore. Quali sono le tendenze quindi che favoriscono il bersaglio dei nostri ragazzi? La tendenza è insita nell'uomo, che è quella di migliorare comunque le proprie performance fisiche e mentali. La tendenza a sfuggire all'ansia esistenziale, a evitare la sofferenza, a evitare il dolore, a evitare il sacrificio. La tendenza a incorporare fondamentalmente il piacere e a fondare il potere sostanzialmente sulla forza e sul raggiungimento di un obiettivo, oltre che a conformarsi con modelli prevalenti che poi possono non essere così educativi. Ma allora qual è la diffusione del doping negli adolescenti? Quali sono le sostanze utilizzate? Quali motivazioni spingono all'uso? È molto difficile rispondere a queste domande, molto molto difficile, anche perché, come ha accennato questa mattina il dottor Garcia, le metodiche di indagini non sono, diciamo così, scientificamente e statisticamente provate, si fondano soltanto su interviste, su questionari, sono legate anche all'omertà del ragazzo, vengono associate anche all'utilizzo di pratiche illecite, per cui è meglio non farlo sapere. L'unico sistema sarebbe quello di fare un'analisi a tappeto di antidoping, ma da un punto di vista economico questo non è assolutamente sostenibile. Quindi tutti gli studi e i risultati che vi farò vedere adesso si basano su interviste strutturate sull'utilizzo di sostanze dopanti o sulle informazioni di chi ne fa uso, quello che si dice l'uso proiettato, perché poi vi faccio vedere come cambia la percentuale di caduta in questo mondo da parte dei nostri giovani. Quindi l'approccio dell'autodenuncia comporta stime di percentuali di solito più basse. Quando si parla del 5, del 7%, la realtà è il doppio, forse anche il triplo di quello che noi riusciamo a documentare. Questo per esempio è un dato allarmante, noi ci paragoniamo sempre agli Stati Uniti, che sono molto più efficienti e attenti di noi. Guardate come dal 4 al 12% degli adolescenti maschi e fino al 3% delle donne hanno usato anabolizzanti nella fascia di età dagli 8 ai 17 anni, per migliorare prestazioni sportive, ovviamente per aumentare l'aggressività, per aumentare quella componente di muscolarità che vi avevo detto.